Non sapete quale leader utilizzare in OP03? Volete giocare un deck che dia del filo da torcere ai top tier attualmente in circolazione, che però non siano i soliti Zoro, Barba, Lucci, Kata e compagnia? Chi in questo terzo atto allora potrà riuscire in una tale impresa? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla conclusione dell'opera del maestro Oda, che vedrà finalmente Luffy salire sul trono del re dei pirati. Ma durante il viaggio, Cappello di Paglia ha dovuto affrontare numerosissimi avversari e, ripercorrendo le avventure passate, quest'oggi ci soffermeremo su quella di un parco marino che tutto è tranne che di divertimenti. Sull'isola di Coco, infatti, c'è, o per meglio dire c'era, la base operativa di Arlong, l'uomo pesce che ha dato molto filo da torcere al capitano protagonista nei volumi iniziali del manga. E sarà proprio lui il leader che capitanerà la profile di oggi attraverso l'utilizzo di dinamiche che, se utilizzate al momento opportuno, vi forniranno un vantaggio notevole ai danni di chi vi giocherà contro, permettendovi così di impugnare la Kiribati spaccando in due il meta. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo, crescendo, si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Arlong giallo-verde. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come sempre dal leader, che con i suoi 5.000 punti forza, quando attaccherà assegnandogli due don, vi permetterà di giocare dalla mano, se spenderete un ulteriore don, un character con abilità trigger con costo pari a 4 o inferiore. Essendo un bicolore, come di consueto, anche qui ci saranno 4 vite a supporto. Ora, come funzionerà questa abilità nello specifico? Una volta che si sferrerà l'offensiva, prima della fase counter dell'avversario, dovrete, se vorrete, far scendere in gioco l'elemento designato dall'effetto di Arlong. E ciò potrebbe sembrare controproducente. Perché? Perché in questo modo esporrete il personaggio appena impiegato ad eventuali trigger da parte del vostro rivale. Ma vedrete che alla fine il gioco varrà la candela, dato che praticamente ad ogni turno, se vi sarà possibile, possiederete il giusto rimpiazzo per mettere pressione alle difese rivali. Quindi procediamo addentrandoci nel primo compartimento che vedrà i blocker darci il benvenuto. Le 4 copie di Charlotte Brûlée apriranno questa profile. A costo 3 e 1000 punti di forza, il membro della ciurma di Big Mom possiederà la sola parola chiave Blocker, con un trigger che vi permetterà di giocarla a costo 0. Altro quartetto per Killer, che a costo 2, possedendo 2000 punti di forza, oltre alla sua abilità difensiva, quando bloccherà avendogli assegnato un singolo don durante il vostro turno, vi permetterà di pescare una carta dalla cima del mazzo se possiederete 3 o più character presenti sul terreno. Personaggio davvero straordinario, dato che all'occorrenza, quando fermerà un attacco nemico, morendo, vi permetterà di attingere a forze fresche che proverranno al di fuori della fase di pescata. Le ulteriori quadruplici presenze di Trafalgar Law chiuderanno questo reparto blocker. Costo 5 e 6000 punti di forza, il medico della morte, oltre che a fermare gli attacchi rivali, una volta che entrerà in gioco, vi permetterà di far tornare un personaggio sul terreno alla mano, per poi consentirvi di impiegare un character con costo pari a 3 o inferiore in gioco. Essenziale per utilizzare più volte l'abilità di uno degli elementi fondamentali del deck che vedremo fra poco. Ma non solo, dato che con il suo effetto potrete giostrarvi la strategia come meglio crederete, variando le dinamiche che muoveranno il mazzo a seconda delle soluzioni che vi ritroverete ad affrontare. Quindi dopo aver visionato appieno il reparto che vi farà da scudo contro le offensive rivali, prendiamo in esame le prime 4 carte, di 8, che rappresenteranno per questa lista il motore di ricerca dell'intero deck. Charlotte Pudding, in 4 copie, aprirà questo settore. A costo 1, con 2000 in termini di potenza, quando entrerà in gioco vi permetterà di visionare le prime 5 carte dalla cima del mazzo, rivelandone una tra esse contratto Big Mom Pirates, che non siano né Sanji né la stessa Pudding, aggiungendone una tra esse alla mano, riposizionando le restanti 4 in fondo al deck nell'ordine che vorrete.
eccellente per andare alla ricerca di quei personaggi che, in combinazione con l'abilità del leader, sprigioneranno il pieno potenziale di questa lista. Lo vedremo fra poco. Ora, dopo aver visionato i blocker e chi vi permetterà di cercare risorse nel minor tempo possibile, parliamo del supporto difensivo attraverso counter più 2000. Ebbene, avrete a vostra completa disposizione la bellezza di 8 membri che assolveranno a tale compito. Streusen in quadruplice copia aprirà le danze. Costo 1, con a supporto 1000 punti potenza, una volta entrato in campo vi permetterà di scartare una carta con effetto trigger andando di seguito a distruggere un personaggio rivale con costo pari a 1 o inferiore. Utilizzato unicamente come più 2000 in ogni match che ho affrontato, non mi è tornato utile in situazioni al di fuori della fase counter. Ma non si può mai sapere, tenetelo in considerazione anche per eventuali late game dove un ipotetico blocker come Capone o Chopper vi separerà dalla vittoria finale. Sanji, anch'esso presente in 4 copie, vi permetterà quando attaccherà, assegnandogli un singolo don, di aggiungere una vita dalla cima o dal fondo della colonna ad esse dedicata in mano, aggiungendo di seguito una carta dalla cima del deck alla pila delle vite. Qui invece un paio di volte mi sono ritrovato a giocarlo, ed il motivo è semplice. Vi permetterà di ciclare il deck aggiungendo sempre forze fresche dalle vite, evitandovi di rimanere senza carte in mano nelle fasi iniziali o centrali di un match. Quindi passiamo, dopo aver esplorato i compartimenti di assestamento del deck sul campo di battaglia, all'artiglieria pesante, che vi garantirà una pressione offensiva costante. Charlotte Perospero in quadruplice copia vi darà il benvenuto nel reparto offensivo. Costo 3 con 5000 punti di forza, l'arciere se verrà messo KO vi permetterà di visionare le prime 3 carte dalla cima del deck, rivelandone di seguito una contratto Big Man Pirates tra esse, da aggiungere alla mano, riposizionando i restanti 2 in fondo al deck nell'ordine che vorrete. La presenza di un trigger, inoltre, vi permetterà di giocarlo immediatamente in campo se scarterete una carta dalla mano. Questo personaggio rappresenterà l'altra metà del reparto di ricerca assieme a Pudding. In più esso avrà un valore intrinseco inestimabile, dato che una volta distrutto vi garantirà la possibilità di essere sostituito con altri membri della medesima ciurma di appartenenza. Il quartetto di Jin farà la sua comparsa sui tavoli da gioco. Con i suoi 5000 punti potenza, costo 4, quando metterà piede sul terreno andrà ad esaurire fino a 2 personaggi rivali con costo pari a 4 o inferiore se il leader possiederà il tratto East Blue. La miglior carta verde di OP03 a mani basse. Rivalutata quando, contro uno Zoro che aveva messo in gioco 2 Marco Blocker, il suo ingresso in campo mi ha permesso di spianarmi la strada verso la vittoria del match. Di certo un'arma fondamentale per neutralizzare tutti quei bastioni che si ergeranno tra voi e le vite rivali. Charlotte Cracker, anche in questo caso presente in 4 copie, guadagnerà 1000 punti di forza ed un pericolosissimo double attack se possiederete meno vite del vostro avversario assegnandogli un singolo don. Costo 4 e 5000 punti di forza, il biscotto salato possiederà anche un'utilissima abilità trigger che, come per Perospero, vi consentirà di giocarlo a costo 0 scartando semplicemente una carta dalla mano. Calcolando che poi di natura partirete con meno vite rispetto a chi vi giocherà contro, innescherete molte più volte di quanto crederete l'effetto di questo character. Il quartetto di Charlotte Smoothie farà tremare i tavoli da gioco. Costo 4 e ben 5000 punti in termini di potenza, quando attaccherà potrà guadagnare ulteriori 2000 punti di forza se andrete ad aggiungere una carta dalla cima o dal fondo della pila delle vite alla mano. In più, anche in questo caso, ci sarà un trigger che riprenderà lo stesso effetto di Cracker e Perospero. Di sicuro, impiegare questo personaggio, soprattutto nelle prime fasi di una partita, andrà a mettere pressione alle difese rivali, che si ritroveranno a dover far fronte ad un ipotetico 7000 che potrà abbondantemente minacciare l'incolumità del leader nemico. La quadruplice copia di Charlotte Daifuku a costo 4 con 5000 punti forza, quando attaccherà assegnandogli un singolo don, riprenderà lo stesso effetto di Sanji, con l'unica differenza che la prima carta che andrete a prendere dal deck dovrà essere posta in cima alla pila delle vite.
Ho giocato questo character relativamente poco, lasciando ovviamente più spazio ai vari Charlotte, ma nelle poche occasioni dove ha fatto il suo ingresso in campo ha assolto meravigliosamente al suo compito, fornendomi respiro dopo diverse manovre di controllo board da parte del mio avversario, una risorsa da impiegare nelle fasi critiche di un match. Charlotte Katakuri, ancora in 4 copie, fornirà quel pizzico di aggressività in più all'intera strategia offensiva del deck. Con i suoi 6.000 punti di forza a costo 4, quando entrerà in gioco, vi consentirà di visionare la prima carta dalla cima delle vite avversarie, riposizionandola poi, nello stesso modo, o in fondo ad essa, guadagnando subito dopo un micidiale rush se ne possiederete meno rispetto a chi vi giocherà contro. Questo personaggio sarà formidabile, soprattutto se vi ritroverete a dover abbattere velocemente la colonna vitale nemica, che attraverso gli attacchi del vice di Big Mom e degli altri Charlotte non lasceranno scampo alle linee rivali. Infine Django, in duplice copia, chiuderà questo reparto character. Costo 5 e 6.000 punti potenza, quando entrerà in gioco vi permetterà di scegliere tra due effetti. Settare in stato di attivo un personaggio con costo pari a 6 o inferiore, o leader sotto il vostro controllo con tratto East Blue, o esaurire l'ipnotista assieme ad un altro elemento rivale. Perfetto se vorrete attaccare due volte con Arlong, che con eventuali 7.000 punti di forza, se spenderete un altro Don, vi permetterà di innescarne l'abilità una seconda volta all'interno di un singolo turno, aggiungendo ulteriori presenze massicce in campo, o Jin, che all'occorrenza minaccerà sufficientemente le vite rivali, o addirittura lo stesso Django, che con i suoi 6.000 punti di certo non farà dormire sonni tranquilli a chi vi giocherà contro. In più, grazie al suo effetto, potrà nullificare la presenza di blocker maggiori come Uta, Boa, Lo, Queen, Kid da 7, Borsalino e molti altri. Insomma, perfetto se vorrete dare una maggiore spinta alla vostra manovra offensiva, neutralizzando allo stesso tempo le difese nemiche. Fine, questo mazzo non utilizzerà né event né tantomeno stage. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Dovrete innanzitutto avere in mano il prima possibile dei character con effetto trigger, come tutti i Charlotte tranne Katakuri, che attraverso l'effetto del leader, che ricordo, attaccherà per 7.000, li farà scendere in campo la maggior parte delle volte scontati. Per la fase offensiva avrete un supporto fondamentale proveniente dal leader che, lo ripeto ancora, vi permetterà di impiegare pezzi importanti atti a valorizzare al meglio la manovra d'attacco dell'intero deck. E nelle parti inoltrate del match addirittura potrete potenziare questo dispiegamento di forze in gioco anche grazie a combinazioni fatali che vedranno l'abilità del leader, Django, abilità del leader, schierare forze fresche pronte alla battaglia. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo le Pudding per la ricerca dei character con abilità trigger, qualcuno di esso che se sarà già presente dagli inizi non guasterà, e qualche blocker che vi tornerà utile per salvaguardare le vite nelle prime battute di un match. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup invece ve la vedrete brutta contro Big Mom Gialla e Katakuri che grazie alle Lin Lin a costo 10 potranno crearvi problemi di burnout, soprattutto se vi controlleranno la board, mentre sarete l'incubo dei mazzi rossi come Zoro e Barba, dato che con il primo ho personalmente avuto un parziale di 14-2 e per il secondo un secco 11-0. Attenzione anche a Lucci che se funzionerà come deve vi costringerà all'angolo, per il resto dei leader non ci saranno particolari preoccupazioni da parte vostra quando li affronterete. Per la win condition questo deck non ne seguirà una ben specifica se non picchiare forte ogni turno se ne avrete la possibilità. Con Arlong ci troviamo davanti ad un archetipo Zoo Aggro potenziato, che a differenza di un Trafalgar leader che ha una condizio sine qua non per riuscire ad innescare la sua abilità, qui basterà avere le carte giuste in mano ed il gioco sarà fatto. Più tenetevi in caldo dei Jin se l'avversario cercherà di tenere al sicuro le proprie vite attraverso l'utilizzo di blocker minori, ed utilizzate i Django per neutralizzare i muri con costo pari a 5 o superiore. Come già accennato, questo deck non giocherà a event, ma sarà volto unicamente alla fase offensiva, strizzando l'occhio a quella di rimessa, nell'attesa di una ricarica che non dovrà tardare ad arrivare. Infatti prima ho parlato di burnout, e questa è una caratteristica che accomuna tutti i deck aggro. Se rimarrete senza carte in mano, salutate la possibilità di vincere un match.
Infine, per la fase counter ci saranno 8 più 2000, vedasi Sanji e Streusen, più altri 28 più 1000 che vedranno Broly, Paddin, Killer, Jin, Cracker, Smoothie e Daifuku, che converrete con me saranno più utili in gioco che in mano. Ma non si può mai sapere come andranno le cose per certo, quindi prendete in considerazione anche la possibilità di utilizzarli per difendervi in casi critici. Nel mazzo saranno presenti 12 blocker, tra le quali fila compariranno alcuni elementi tra i più noti del gioco al momento, 8 personaggi con valore di counter pari a più 2000 e 28 con valore pari a più 1000, una fase offensiva molto aggressiva che grazie al potere del leader potrà essere impiegata velocemente in campo per assolvere al suo unico scopo e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Prima di concludere, qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Partire per primi o secondi? Primi sarebbe meglio, ma se ciò non accadrà non abbattetevi, la possibilità di pescare una carta in più ad inizio partita di certo vi alleggerirà il carico. Se poi subirete anche il primo danno, personalmente lo faccio sempre, vi ritroverete in una condizione dove carte come Cracker o Katakuri rappresenteranno già da subito un serio problema per il vostro avversario. Testate il deck sulla piattaforma quanto più potrete, dato che a prima vista potrà sembrare facile utilizzarlo, ma le dinamiche che muovono le fila dietro le quinte di questo mazzo vi mostreranno numerose opportunità da scegliere a seconda della situazione che vi ritroverete ad affrontare. Con Arlong sono certo vi divertirete, perché rappresenterà in una OP03 dove il rosso continua a spadroneggiare, il nero potenziato ed il giallo pericolosamente calcolatore, una soluzione anti-meta come poche volte se ne sono viste. E voi impugnerete la Kiribashi con l'intento di affrontare a testa alta i migliori deck del momento? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!